Adesso ascoltate come sta il vostro corpo, com'è la vostra energia, com'è il vostro respiro. E come sono le sensazioni che emergono? Emozioni, sentimenti. Sentite il vostro cuore aperto, semichiuso o chiuso. Ci sono delle qualità con cui potete descrivere questo stato di adesso. Ci sono degli inquinanti. Facciamo una pratica di ascolto interiore. Nella misura in cui vi è possibile, cominciate a osservare senza identificarvi in ciò che osservate. Immaginate di osservarvi da fuori, da qualche metro di distanza, o dall'alto. Quindi magari avete una sensazione e poi la guardate da fuori, in un luogo dove potete essere più neutrali, più in pace. Cominciando a osservare ogni nostro movimento interiore come fosse un animaletto, un animale più grande su un immenso prato dove c'è spazio veramente per tutti. Allora voi non siete i singoli animali, ma siete il prato immenso che li contiene. Siete una coscienza che può osservare tutto questo rimanendo tranquilla. E non dovete fare nulla. Solo osservare, senza giudicare. Così come potete osservare gli animaletti in un cortile. Osservate come si muovono, ma voi non siete in quel cortile, non siete nemmeno gli animaletti, siete fuori. E questo distacco per poter osservare da un punto di vista equanime è l'insegnamento fondamentale della mistica occidentale e orientale. C'è un bellissimo esercizio che il fondatore della psicosintesi, Assagioli, ha messo a punto per favorire il processo di disidentificazione. Assagioli dice: tutto ciò in cui ci identifichiamo ci domina. Che siano passioni,
sensazioni, corpo, percezioni, qualunque cosa in cui ci identifichiamo, dici io sono questo, basta. E lui insegnava questo esercizio: io ho un corpo, abito dentro un corpo, sento il mio corpo, ma non sono il mio corpo. Come abito dentro una casa, ma non sono la casa in cui abito. Io ho delle emozioni, ho diverse emozioni, ma io non sono queste emozioni. Io posso osservarle, non sono questo. Alcune emozioni, alcune passioni sono allegre, altre sono tristi, altre sono disperanti. Ma io non sono queste passioni, perché le posso osservare. Io ho pensieri, ho giudizi, ho convinzioni. Ma io non sono questi giudizi, non sono questi pensieri, non sono queste convinzioni. Ti posso osservare, come posso osservare le rondini che solcano il cielo. Che cosa sono quindi? Io ho un mestiere, ho un ruolo, ma non sono il mio ruolo. Io posso osservarlo. Potrei anche non avere quel ruolo lì e sono lo stesso io. Che cos'è quindi che sono davvero? E lui gentilmente ci porta una sorta di mantra finale, che è una sintesi, appunto. Io sono un centro di coscienza e volontà. Cioè sono un centro di intelletto e cuore. Se io mi identifico in questo livello, mi identifico nella mia scintilla divina, allora io sono fuori da tutti i condizionamenti, perché io ho dei condizionamenti, ma non sono i miei condizionamenti. Ho dei comportamenti, ma non sono i miei comportamenti. Imparare a distaccarsi, il distacco è l'operazione centrale della mistica. Soltanto quando siamo a questo livello di osservazione, allora noi diventiamo innocenti. Prima siamo identificati nelle passioni e ne combiniamo dietro una all'altra. Entriamo nella rabbia, poi finiamo nella tristezza, poi nel senso di colpa, poi nella paura, poi nell'ansia, poi nel tremore. Poi magari nell'eccitazione, un momento di euforia, poi di nuovo la paura, tutto così. Ecco, questi moti ci sono, meno male, siamo vivi, ma noi non siamo questi moti. Le onde non sono l'oceano, arrivano, passano, l'oceano rimane. Per capire cos'è questo punto di osservazione è come osservare le onde dell'oceano dal fondo del mare, in pace, lì dal sud, stai tranquillo. Questo è l'insegnamento più importante di Asa Gioia, che tra l'altro viveva qua a Firenze, ha creato qui il centro di psicosintesi più importante, credo. Sua madre era amica personale di Tagore, sua madre aveva una grande conoscenza dell'India e lui aveva respirato in casa sua il pensiero indiano. È stato per un po' allievo di Freud e poi si è staccato dalla psicanalisi. Ma vede, adesso torniamo qua e
vediamo se qualcuno vuol dare parole a quello che ha provato, cosa sta provando adesso. E tutti noi facciamo l'esercizio più difficile, che è quello di essere in ascolto risonante. Basta. Quindi, facciamo qualche minuto di questo.